Ciao a tutti bella gente, bentornati su Aniketos GLL e Minecraft. Come vedete dietro di me ho modificato leggermente la farm di cactus dello scorso episodio. Ora è bella gigantesca. Allora, non perdiamo tempo, come sta funzionando abbastanza bene. Adesso sono loggato da pochissimo, quindi non ha fatto un granché di cactus. E quindi la voglio velocizzare, cioè oltre questa a farla sempre più in alto, voglio aumentare l'efficienza con la roba che ho inserito qua dentro. Ebbene sì, se vedete questi due, capite di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di una farm di angurie. Oggi faremo una farm di questo genere e la farm è in realtà molto 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 semplice. Allora, partiamo dalla base. Noi vogliamo che tutto il prodotto della nostra farm arrivi chiaramente in una cesta, e direi che la nostra cesta la possiamo fare qui. Nella nostra cesta, cavando questa roba qua, ci dovrà essere un hopper. Sopra l'hopper ci sarà il maceratore di questioni, che conosciamo ormai tutti perfettamente, perché ci permette di ottenere del bone meal quasi gratis. Poi un hopper qui e un altro hopperino qua. E da qui partirà la nostra bellissima farm, o meglio, le rotaie della nostra bellissima farm. Per l'occasione utilizzeremo eccezionalmente il legno di spruce. Perché? Perché ce l'ho in grandissima quantità e lo posso sprecare come meglio mi piace. Quindi dobbiamo cominciare, a parte con un metodo per salisciare, qui deve andare tutto il nostro raccolto, ma dobbiamo prenderci bene le misure. Allora, pian piano, senza fare troppi errori, facciamo una linea abbastanza lunga, perché utilizzeremo il segnale di redstone che è lungo 15, o meglio, utilizzeremo 15 su 16. Il segnale di redstone massimale dovrebbe essere 16 senza allungarlo, e adesso vi farò vedere come. Allora, questa cosa qua non è per i semi, ma è per i carrellini. Carrellini che devono andare qui, puoi fare avanti e indietro quante volte vogliono, ma dovrà esserci uno spazio per loro. Eccolo qua. Qui invece ci saranno, andiamoli a recuperare, che sono qua. Oh oh. Eccoli qui i nostri bellissimi pistoni, 30 per l'esattezza. Allora, fatemici prendere le misure. No, voglio andare ancora più avanti. Anzi, partiamo dal di qua. Allora, facciamo un'altra linea così. Perché? Perché adesso andremo a posizionarli di qua a uno in più d'altezza. Ne posizioniamo 15 per la 2, 15, e a uno di distanza dovremo posizionare l'altra fila. E voi mi chiederete: ma che casino, perché fai così? Faccio così perché in questo modo posso utilizzare lo stesso segnale di redstone per entrambe, il che è molto molto più conveniente, così spreco meno risorse. Quindi devo evitare di cascare. Mi ridi il pezzetto di legno anche questo. Allora, deve essere a uno di distanza e dobbiamo metterlo sto giro su tutta la linea. Perché? Perché qui sopra ci sarà il segnale di redstone che farà attivare i pistoni, i pistonzoli. Poi ci vuole un'altra linea ozza e un'altra fila da 15 pistoni. Ne tengo fuori uno perché ci servirà per il meccanismo di redstone attraverso l'observer che dovremo andare a fare. E ho l'impressione di essere stato troppo basso. Devo fargli di uno più in alto, mi sa. Sì, perché le pumpkin non stanno a questo livello qua, stanno bensì uno più in alto. Oh, oh, ho sbagliato, smontiamo tutti i pistoni. Allora, dicevamo, qui quindi è sbagliato, quindi devo fare una striscia più in alto. Così è un po' più semplice mettere i pistoni. Ecco, no, qui no, magari che non mi serve. Grazie mille, poi smontiamo anche questo. Oh, oh, così, facciamo prima. Ultimo. Ah. Che fatica, ne ho di nuovo 31, quindi questa è la linea giusta. C'è qualcuno che mi chiede di tipparmi. Non accettate mai TP. Vi ricordo che siamo sul server della Multicore. In descrizione trovate il suo nome, così potete loggarci. Allora, perché questa altezza? Perché all'altezza più in basso ci sarà il terriccio sotto i sti pistons. Ci sarà il terriccio che permetterà alle nostre pumpkin di crescere. Allora, intanto che ci sono, faccio anche così, che tanto non gli dà per niente fastidio. Hollele, hollala, ho già finito il legno, porca puttana. E va bene, ora cavando anche questi dobbiamo calcolare all'incirca quanto largo viene la questione. Perché qui c'è la pumpkin e uno più a destra e uno più a sinistra ci saranno le questioni.
cioè i semi, cioè su questa linea qua, e i semi possono cadere anche sulla pianta, quindi il nostro carretto questo giro qua lo deve fare assolutamente. Poi decideremo un punto di inizio e un punto di fine per il nostro carretto, quindi dobbiamo allargare da entrambe le parti di uno. Adesso con molta calma, chiaramente, perché non abbiamo fretta per niente noi. Ecco, sono cascato, appunto. Pesciolino? Pesciolino, non ce l'ho il pesciolino. Mettiamo via l'arco, prendiamo il pesciolino. E diamoci un morso. Con il lag, chiaramente. Allora, forse non mi bastano le rotaie. Andiamo a vedere un po'. Le vado a prendere e le rotaie quasi sicuramente non mi basteranno. E sì, signore e signori, sto controllando al volo che il carrellino abbia abbastanza potenza per gestire la questione. E sembra di sì. Aspettate che qua disabilito. No! Aspetti che mo. Lei mi fa casino però. Madonna mia. Le rotaie. Allora, ecco lei. Pronto. Ok, grazie. Che va. Allora, la leva l'avevo messa semplicemente perché farò dare, cioè tenere un'entità che gira sempre qui sopra non conviene. Conviene piuttosto avere un meccanismo che quando rompe le pumpkin dà il segnale anche a una rotaia che fa partire il carrello. Lui si fa il suo giro andata e il suo giro ritorno. Ho paura dei mob, soprattutto dei creeper, quindi vado a dormire. Allora, dicevamo, saliamo qua. Il carrellino torna perché quando dà un impulso, lui l'importante è che si faccia tutto il giro e torni qua. Solo ed esclusivamente quando appunto parte il segnale di redstone da qui. Bisogna recuperare tutto il resto delle robe che mi servono. Questa mi serve, questi due no. Mettiamo via un pochetto, questo non mi serve più. La cesta non mi serve più. Perché adesso dobbiamo inserire le nostre bellissime. Questa roba invece mi serve, i repeater li ho, perfetto. Ho il repeater, è importante che io abbia il repeater. E questa roba la metteremo dopo. La sabbia, il sabbione mi serve. E il resto mi serve, perfetto. Adesso inizieremo, cascai. Oh, sono scarso a far parkour, mamma mia. Certo, il carrellino va con una discreta calma, ma va bene così, recupera perfettamente tutte le robe necessarie. Allora, noi partiamo dal presupposto che, partendo dal di qua, qui abbiamo, se mi fa mettere le cose, allora, una e non ci arriverò mai, vado dall'altra parte. Mi raccomando, importante il cubo dietro questa qua, perché altrimenti sto gran par di coyote che torna indietro. Poi dopo legname, altro legname, perché bisogna chiudere, altrimenti bisogna chiudere sia qua che qua e anche dall'altra parte, chiaramente. Perché? Perché altrimenti la pumpkin o i cosi crescono dal lato sbagliato. Perfetto. Posso anche fare così e poi dopo caverò. Perfetto. E chiaramente anche qua non dimentichiamoci delle parti importanti. Poi redstone molto molto importante. Me ne serve di più, me ne servono almeno 15, perché è da portare per tutto il tragitto qua. Sappiate che la redstone ha un massimale, senza ripeterne altro, di 16 blocchi. Ora terra. Grazie della terra. Terriccio qua di nuovo, ok, perfetto. Ora posso scendere e piazzarla. Adesso poi la piazzerò anche dall'altra parte. Anche se in realtà posso piazzarla anche così. Sì, perché sappiate che ovviamente le rotaie valgono come blocco, ergo io posso piazzarci sopra della roba. No, non mi interessa metterci l'erba. E potevo anche non usare la terra, ma usare altre cose. Ma va bene la terra per il momento. Allora, 1, 2, 3, 4, ok, ecco qua. Caviamolo, niente, caviamolo, niente neanche di qui. Va bene, terminiamo il lavoro. Struttura finita, adesso prendo la mia hoe. Vabbè, prima di farlo dovrei fare anche altre cose in realtà, perché c'è da finire il bellissimo meccanismo. Molto molto importante finire lo meccanismo. Perché? Perché da questa parte io ci ho messo questo, ma non era vero, era una menzogna incredibilissima. Perché da questa parte esattamente, no, non partire, stai lì,
girato dalla parte giusta serve un observer, esatto, uno col culo così e l'altro col culo cosà, aspettate che no, dammi, grazie, e uno col culo cosà. Perfetto, cosa servono questi? Questi piccoli infami, se non casco, ve lo faccio vedere, e appunto, non riuscirò mai più a salirli sopra, ma va bene, adesso ci costruiamo un metodo. Allora, dicevamo, questi cosetti quando vedono, quando la pianta cresce fa la pumpkin o il melone qui, quando questo vede quello che cresce qui manda un segnale di redstone che io collegherò al il segnale di redstone che collegherò a questa striscia di redstone qua, e non solo, anche a quel blocco lì, ovviamente caverò la leva, anche a quel blocco lì, perché? Perché in questo modo il coso parte, i pistoni partono, scattano, perché c'è il segnale di redstone che se qui ci mettessi, se qui dai segnale, questi scattano, insomma, fanno cascare le robe all'interno appunto di questi cosi qua con il carrellino sotto che passa, raccoglie tutto e poi si torna a casa. Giustamente oserei dire, però ovviamente lo dovrò alzare di un altro blocchetto. Cosa dobbiamo fare ora? Ora dobbiamo portare il... facendoci con dei blocchi d'appoggio che adesso vado a recuperare. Ok, sono arrivato in cima. Oh, perfetto. Allora, divide a metà, divide a metà. Bam. Ok. Un altro po' ne ho. Adesso dobbiamo utilizzarlo per buildare. Ok, siamo su. E potevo anche evitare di fare quella cosa lì, ma va bene lo stesso. Allora, arrivate qui su, dobbiamo far andare ad un blocco il segnale, un altro blocco e anche questi due blocchi, uno, due. Allora, perché ci servono diverse cose molto importanti, tra cui un pistone con un blocco di sabbia che faccia passare il segnale. Allora, un attimissimo, allora manda questo blocco qua che manda della redstone. E adesso mi servono i repeater per forza. Repeater con blocco, perché devo allungare il segnale per forza. Anzi, un altro repeater mi va assolutamente qui. Ok, allora di qua devo fare lo stesso. Così, così e così. Perfetto. E adesso dobbiamo farlo convergere al centro e andare in qua nella maniera giusta. Secondo me ci potrebbe stare molto bene qui il... dov'è? Perfetto. Questo qua, il pistone. E voi mi direte, ma perché usi un pistone? Per il semplice motivo che se tu vai a mettere un blocco qui... Quando tu vai a mettere un blocco qui, lui legge anche... il ritorno indietro, cioè l'andare avanti e indietro del pistone, e continua a mandare segnali, a ticcare segnale, ticcando in continuazione il segnale, continuano a fare avanti e indietro senza fermarsi mai e senza dare la possibilità di far crescere quello dopo. In questo modo interrompi il secondo segnale. Allora, ultimo repeater che va qua, e adesso dobbiamo legare i flussi di redstone con magari un altro pezzetto. Dovrebbe funzionare, fammi vedere. Perfetto, adesso facciamo una piccola prova. Perché si è sdroppato? Aspettami. Ah, ragazzo, questa è sabbia. Ok. Sabbia. Mi serve... No, non è normale. Perché sdrop... Non è normale che sdroppi. Ok. C'è un problema. Perché la fucking sabbia sdroppa anziché cadere. La sabbia non dovrebbe sdroppare, cioè io mi ricordo che non sdroppasse, però vabbè, Minecraft mi dice che la sabbia, porca quella. Allora, Minecraft mi ha appena detto che la sabbia a quanto pare sdroppa. Bisogna modificare il meccanismo. Proviamo con la gravels. Proviamo con la gravels. Cioè, forse è un problema del server, però in caso sia un problema del server, allungo il tick e faccio una in un'altra maniera. Devo salire. Aspetti. Pronto. Sì. Ecco. Perfetto, sono passato. Allora, con la gravels come funziona? No, sdroppa. Perfetto. Allora serve fare un'altra cosa. Allora, mi ridi questo.
perfetto. Slime palla, mi serve una slime palla e trasformare il mio bel pistupido in un pistupido appiccicoso, perché il pistupido appiccicoso è meglio assai. Vi giuro che è quasi completa, anche se ho fatto un po' di casino, è quasi completa. Allora utilizziamo un pistone appiccicoso al posto, ci metto sopra, no, aspetta, perfetto, e allungo un attimo il segnale, e adesso facciamo un po' di prove. Ok, no. Perfetto, dovrebbe andare bene così. Ritentiamo, a vedere se lo fa una volta sola. Perfetto. Così, vedete, annulla il secondo tick. E va benissimo. Da quest'altra parte va bene lo stesso. Adesso dobbiamo piantare i nostri sementi. Sementi. Allora, andiamo qua. Ah no, aspetta, piantare i nostri sementi sto par di palle. Perché dobbiamo portare lo stesso segnale a quel blocco lì, senza la leva. Aspetti che la cavo, grazie. Dove è andata? Perfetto, me l'ha ridata. Allora, vediamo un po', portiamo giù. Piove, ottimo, va bene. Non mi piace la pioggia, ma fa lo stesso. Repeater. Chi lo prende? Poi scende. Poi scende. Così e fa così. Perfetto. Così va meglio. È andata via la pioggia e sono già contento. Torniamo a... Adesso pian piano finiremo la nostra farm. Allora, così, no? Questo adesso... Aspettate che devo piazzare. Perfetto. Salve signor zombie, è morto, grazie. Che lei fa casino, lo sa? Allora, come abbiamo detto, questo parte fa le cose. Abbiamo unito le questioni. Questo sappiamo che tiene botta. Adesso ci metto dei bocosi perché così non casco come un sacco di patane. Ci dobbiamo mettere adesso le questioni. Le questioni si trovano qua di sotto. Adesso lo vado a recuperare. C'è qualcuno tipo creeper che mi fa sorpresa? No, perfetto. Andiamo via questo, prendiamo i nostri semini, i nostri scemini. Questo non mi serve, là e mi serve. E adesso andiamo a fare giardinaggio. Giardino, non ho preso il bombino. Questo potrebbe essere un problema. Bombino a me. Pregando poi che mi abbasti, altrimenti io entrerò qua. Oh, altro bombino. Perfettamente. Poi dopo anche questa, volendo, si può espandere in altezza quanto vi pare. Dicevamo, allora... queste e ci mettiamo 15 seed, così no, non mi basteranno mai 24 pezzi di questioni. E poi anche da quest'altra parte, ole, fatto, sono belli che pronti. Poi dopo ci prendiamo il nostro bone meal e pian piano ce li tiriamo su, e una volta bombilizzati tutti dobbiamo solo aspettare che questi crescano. Ora ho finito il bone meal, però io qua ho una riserva di stecche di scheletro non indifferente, quindi adesso di scheletro me le spacchetto e ho il bone meal. Adesso il server non è velocissimo purtroppo perché ticca male. Ora sono tutti belli pronti, carichi. Appena scatterà l'allarme loro partiranno all together and ever. Adesso noi intanto recintiamo di un blocco sopra che non si sa mai che la questione schizzi via. Perfetto, la farm è completa. Quando finalmente crescerà il primo semino, partiranno i pistoni, si alzerà tutto, e farà le cose, tutti i pistoni partiranno contemporaneamente, farmando chili e chili di bone meal, senza perdere neanche un grammo. Ovviamente questa farm è bruttissima e qualcheduno la metterà a posto. Comunque, spero che l'episodio vi sia piaciuto, spero di vedervi nel prossimo episodio. Mi raccomando, venite sul server se vi fa piacere per giocare con noi. Mi raccomando, un like, iscrizione, condividete con i vostri amici. Un saluto, ciao a tutti.